Ciao a tutti quanti, come state? Allora, oggi altro video acquisti che ho fatto in questo negozio di materiale artistico, ma anche di materiale per disegnare fumetti, che molti di voi conosceranno, che è abbastanza famoso in Giappone, che si chiama Sekaido, vedete qua. Allora, praticamente vendono un po' di tutto, sono tanti piani, vendono tantissime cose, penne, matite, colori, pastello, acquerelli, tutto. Allora, innanzitutto vi mostro quello che ho acquistato io stamattina. Allora, partiamo da questo. Questo qui è un semplicissimo sketchbook. Ci sono tanti formati, ci sono tanti tipi di sketchbook, album per acquerello, quello che volete. Questa qui ha la carta, ma non so se si vede, ha la carta leggermente ruvida, però ovviamente in video non si vede. Però niente, questo è semplicissimo. L'ho preso formato A4. Poi. Questi due evidenziatori della Pilot Friction, che hanno la gomma dietro e quindi si cancellano. Di queste sapete che hanno fatto le penne, hanno fatto gli evidenziatori, e poi sono andata a vedere oggi sempre questo negozio e ho visto che hanno fatto addirittura i pastelli colorati nella stessa identica maniera, che si possono cancellare. Cioè sì, i pastelli si cancellano con la gomma, ma magari questi di questa marca si cancellano molto meglio. Mi piacerebbe provarli. Poi ho preso queste tre cosine qua, che sono praticamente dei rettini che vengono utilizzati per fare i manga, no? I fumetti, per intenderci. Ne ho presi solo tre perché costano tantissimo. Questi sono quelli più grandi, però c'erano anche più piccoli. Poi ce n'era un'altra marca un po' meno costosa, ma non avevano queste fantasie. Quindi io ho preso questo. L'avrò pagati, penso, intorno ai 4 euro e qualcosa. Non ho qua con me lo scontrino. Anzi, aspettate, forse ce l'ho, non lo so perché. Aspettate un secondo. Oddio, no. Chissà che l'ho buttato via. Cioè, e niente, comunque ho preso questo qui tutto shiny, mi piaceva, che a me piacciono le cose sbrilluccicose. Poi ho preso questo che era carinissimo con le stelline, perché volevo fare appunto un disegno con il mio personaggio e ci stavano bene come sfondo. Poi ho preso, visto che siamo in tema Natale, volevo fare un disegno un po' natalizio. E ho preso questo perché mi ricordava un po' i fiocchi di neve. Ne avevo visto un altro con i cristalli di neve, però erano un po' troppo grandi. C'erano grandi e piccoli, però secondo me questo fa più l'effetto neve, è molto più carino. E quindi aggiudicato. Poi ho preso altre cose piccoline, ma che mi servivano. Allora, preso, togliamo fuori il sacchettino magico. Ho preso questo, che è, dovrebbe essere, non l'ho ancora aperto, dovrebbe essere un pennarello bianco. Ma che figo. Deve essere un pennarello bianco che serve per fare i punti luce, insomma, anziché usare la penna o il pennello con l'inchiostro bianco. Questo dovrebbe avere la stessa funzione, mi piacerebbe provarlo. Aspettate un secondo che provo a... Aspettate, perché sono curiosa. Allora, si vede? Bello! Aspettate. È bellissimo! E poi mi sembra anche molto coprente. Sì. Bellissimo!
questo mi piace, mi piace. Questo ve lo consiglio. Questo dice su carta, legno, plastica, vetro, metallo, eccetera. Ah, sarà tipo, forse tipo un po' un'uniposca. Però mi piace. Perfetto, aggiudicato. Questo via, mettiamo. Poi. Segue. Allora, ho preso questa penna di Sumikko, che io adoro. Sumikko Gurashi, io adoro. È una penna, perché quando l'ho acquistata ci ho guardato. Una normale penna sfera. Andiamo a vedere un po' come... Aspettate che mi avvicino. Vediamo come scrive. Lo scrive molto bene, poi scrive anche sottile. Perfetto, questa è bellissima, adoro. No, aspettate. Così. Qui c'è tutti i personaggi. Ok. Il mio preferito, indovinate qual è? Il cattivo. Prezioso lui. Anche qua ci sono i disegnini. Molto carino. Rosa. C'era anche azzurra, però io ho preso il rosa perché il mio colore preferito. Andiamo a pescare. Ah, ok. Ho preso, che mi serviva, la gomma pane. Ce n'erano di vari tipi. Io ho preso questa, c'è scritto High Speed Cleaner. Poi ce n'era un'altra con scritto un'altra cosa sopra. No, non capisco la differenza di questi tipi di gomme pane, però vabbè. Questa è costata 200 yen, quindi circa 1,80 euro all'incirca. È fatta così. Questa mi servirà. Poi sì, diciamo che il reparto gomme era era pieno di gomme e non sapevo quale prendere. Io di solito uso questa. Questa qui io uso per cancellare, questa è ottima per cancellare le matite, la matita o quello che volete, perché è molto più morbida, però fa molta gommina, non so come spiegarvi, fa molto rusco, però cancella benissimo. Allora ho detto, però volevo prendermi una gommina bianca. Siccome che ce n'erano tipo 3000 tipi, non so quale prenderne, ho preso una bellina perché piccolina. E c'è scritto, ho preso questa perché c'era scritto non dust, che immagino che sia, che non fa molta molta plastichina, insomma non fa molti, come si chiamano, vabbè, quelli della gomma, insomma, l'avete capito. Questa è costata 100 yen. Poi ce n'erano, c'erano le gomme normali, poi c'erano anche più piccoline, più strette, più sottili, troppo carine. Poi ho preso questa, comoda, corta. Poi, ah, poi niente, poi ho preso delle mine, perché praticamente sono piena di matite con le mine, piena di mine, ma tutte HB, HB Soft, 2B, ne ho di tutti i tipi, 03, 05, 07, cioè di tutti i tipi. Però non avevo delle mine dure e quindi ho comprato la 2H. 05 però. Va bene, perfetto. Poi, cosa abbiamo altro preso? Ah, poi ho preso queste qua, le Pilot High Tech, che ci sono tantissimi, come si dice, tantissimi spessori di penne. No, non posso dire. Guardate, aspetta che faccio vedere qui da vicino. Ecco, vedete, questa è 0,25, è quella più sottile. Questa è la più sottile. Vorrei farvi vedere, ecco. La più grossa è 0,5 mi pare, ma in Italia purtroppo di questo spessore non ci sono, arrivano al massimo credo
Non so se a 0, forse 0,3, devo aver visto 0,4, non mi ricordo. Però 0, cioè 0,25 io non le ho mai viste. Adesso mi piacerebbe farvi vedere come scrive. Aspettate, io prendo un pezzetto di carta che ve lo faccio vedere subito. Io avvicino anche un po'. Allora, aspettate. Avvicino un attimino la camera perché così vedete meglio. Allora, ok. Questa è proprio sottile, sottile. Vabbè, sì, insomma. Questa è 0,2. 0,25, scusate. Non ne ho qua adesso sotto mano. Non so se ne ho sotto mano una 0,5, ma no, penso di no. No, non ne ho purtroppo sotto mano di più grossi. Però vi assicuro che è veramente, veramente sottile. Tant'è che ci fanno proprio alcuni mangaka li usano per farci, almeno io così ho visto in alcuni video, che li usano proprio per farci dei particolari, per farci il particolare degli occhi di un personaggio, comunque cose molto 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 piccole. Poi gli ultimi due cosine, signore, che quando li ho visti ho detto le devo prendere. Sono queste, direte voi, ma sono delle normali matite? Sì, cioè sì, sono delle normalissime matite, ma come vedete hanno, faccio vedere da qua dietro, se mi metto a fuoco, ecco, vedete, praticamente sono quelle multicolor che io cercavo da un sacco, ma che purtroppo, ripeto, in Italia non si trovano. E le vendono online, ma non mi ricordo se le ho viste con sette colori, credo, non mi ricordo, perché le ho cercate un sacco di tempo fa, poi non le ho mai prese. Ora, quando oggi le ho viste, ho detto no, le devo prendere. E ho preso questo da 4 che ha tutti i colori fluorescenti, e questa invece ha 7 colori. Adesso ve la faccio vedere come funziona. Però mi serve un foglio bianco che non ho, ovviamente. Faccio vedere su questo quadernino qua. Allora, faccio vedere prima questo con 4 colori. Aspettate, ingrandisco un po'. Però dovete girarlo ovviamente perché sennò è bellissimo. Bello, sembra. È bellissima sta cosa. Io adoro, adoro queste matite. Penso costate pochissimo, penso. Non mi ricordo se sono costate 40 o 0,40, no, non mi ricordo, che memoria, ragazzi, mi dispiace, io proprio con i prezzi non ci azzecco proprio. Vediamo questa, scritta da prima elementare, ma è, sì, vabbè, ok, è logico che per utilizzare tutti i colori dovete girare la matita, perché se voi la utilizzate sempre da un solo lato userà sempre quel colore lì. Però è carino, a me piace un sacco. Io ho visto diversi artisti su Instagram che la utilizzano per fare dei disegni troppo carini. Ebbene, questi quindi sono tutti i miei acquisti di oggi. Spero di non farne più per un po' di tempo.
Comunque, tutte queste cosine penso di aver speso in totale circa 25 euro. Tutta questa cosina, tutta questa robina qua. E non, oddio, non è tanto, ma non è neanche poco. Penso questi sono stati quelli che hanno fatto lievitare di più il prezzo. Però sono stupendi e li avrei comprati. Non tutti, però tutti quelli sbrilluccicosi li avrei presi tutti. Bene, che dire, il mio video oggi finisce qui. Vi ringrazio per aver visto, per aver guardato il mio video. E vi mando un bacione grandissimo, un abbraccio, buona vigilia di Natale, visto che oggi è la vigilia di Natale. E ciao a tutti!